Mi saluto, mi scuso se sono in una posizione diciamo non consueta, però la mia situazione di salute purtroppo è questa. Devo solo ringraziare che sono nelle condizioni di essere arrivato. E la mia voce è questa. Microfono. Volante. L'ho perso. Vabbè, facciamo così. Antonello, ascolta. No, tanto 2 minuti, non c'è problema. E innanzitutto ringrazio naturalmente i presenti, ma in maniera particolare la nostra componente dell'assessorato al turismo, che è Marzia Cinoc, la ringrazio per essere presente. Naturalmente il presidente, nonché Fabio Paffi, Mario Paffi, scusami, e naturalmente il comune di Nuri, perché ha usufruito di questo finanziamento che si chiama Turismo delle Radici. È un finanziamento del Ministero degli Esteri, abbiamo partecipato a questo bando grazie anche alla nostra consulente che è Claudia Pio, e quindi diciamo se siamo qui anche per queste ragioni. Non mi trattengo tantissimo perché lascio magari più agli esperti, però giusto per dire che questo Turismo delle Radici fondamentalmente è un progetto che è finanziato dal Ministero degli Esteri, e quest'anno, il 2024, è stato dichiarato l'anno delle radici. Cosa significa Turismo delle Radici? Fondamentalmente significa recuperare tutte quelle persone che praticamente sono andate per questioni di lavoro, per questioni di amore, chiamiamo di qualsiasi genere, che sono trasferiti all'estero e quindi chiaramente hanno abbandonato diciamo le proprie radici e le proprie origini. Quindi attraverso questo progetto si cercherà di recuperare tutte queste figure che dovrebbero praticamente avere la possibilità di ritornare alle origini, conoscere i propri antenati, conoscere le proprie tradizioni, conoscere la propria cultura o riacquistare, chiamiamolo in questi termini, per poter comunque ritornare, ripeto, nelle proprie origini, nel proprio paese. In questo caso siamo noi. Devo ringraziare naturalmente il mio collega che è Marco Pisano, in cui abbiamo condiviso questo progetto, che è il sindaco del comune di Sidi, che è presente, e poi magari ci farà giusto i saluti anche lui. Lui l'ha già fatto nel mese di giugno, e quindi diciamo che è un progetto che apparentemente, ripeto, no, io l'ho sempre detto a Claudio, non dà molte risorse, perché di fatto aspettiamo questi fondi, specialmente del PNR, come PNRR, come se siano la manna di grandi fondi di finanziamento. Non lo è, però io dico che ha un valore molto ma molto più profondo. Non tanto per quanto riguarda le cifre, quanto riscoprire e rivalorizzare un pochettino tutte queste origini. Io devo dire la verità, è un qualcosa che ho sempre sognato da tantissimi anni e l'ho proposto diverse volte anche alla Proloco. Io credo che i nostri turisti principali, io credo che siano i nostri paesani. Lo dico perché c'è una cittadina di Cagliari, ma solo 2000 ne abbiamo a Cagliari. Quindi tutto sommato credo che se avessimo diciamo questa sensibilità o questa possibilità ogni tanto di rivederci, le chiamo queste rimpatriate eccetera,
i primi turisti credo che sarebbero solo sufficienti a garantire un'ottima presenza solo ai nostri mesi. E lo si è fatti anni addietro, devo dire la verità, un primo periodo anche positivo, poi molto spesso è un po' complicato ritrovarci e ripartire, diciamo, con questo. Però lo provo sempre, non è detto che magari con queste occasioni, con questo turismo delle radici, possa essere un'occasione per poterlo rivalorizzare. E poi, ripeto, ci sarà una parte della mostra che vi spiegherà Claudia con tutti i suoi dettagli. Io non posso altro che ringraziare per la vostra presenza. Saluto anche il parroco, anche se dietro, dietro l'altare. E niente, vi auguro buon proseguimento. Grazie per la vostra presenza. Non era il mio turno, però Marco, magari il sindaco di Sidi, se vuoi fare un'introduzione magari sulla tua esperienza di quello che è successo a Sidi. Che dici? Buonasera a tutti, sono Marco Pisano, sindaco di Sidi. Intanto grazie per l'invito, Antonello. Ti ringrazio per essere stato anche a Sidi a fine giugno, inizio luglio, quando abbiamo fatto noi, abbiamo celebrato questo evento del turismo delle radici. Siamo stati forse tra i primi, se non i primi, insomma, a portare avanti questa esperienza. Ringrazio tantissimo ovviamente Claudia, perché come diceva Antonello, se non fosse stato per Claudia non avremmo né presentato l'istanza al Ministero, né saremmo riusciti a farlo così come abbiamo fatto. E ringrazio ovviamente Mario Baffi per tutto il lavoro, diciamo così, di consulenza e di assistenza che ha fatto in questi mesi. Turismo delle radici, appunto, diceva bene Antonello, è l'anno del turismo delle radici che il MAECI, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha voluto fare proprio cercando di avvicinare chi ha le radici in Sardegna, nelle nostre comunità, e che purtroppo per varie vicissitudini ha dovuto salpare, diciamo, verso altri lidi. Cito sempre l'esempio della mia famiglia: ho due figlie, chi lavora a Zurigo, chi lavora a Cuneo, poi non si sa quando e se torneranno, e quindi tutto questo lavoro che stiamo facendo, e quindi anche questo progetto, deve servire in qualche maniera a contrastare questo triste fenomeno dello spopolamento e fare in modo che i nostri giovani abbiano e possano avere un futuro anche nelle loro comunità. E questo, anche se poco sembra, ma non è così, perché con il bando, leggendo bene il bando del turismo delle radici, si coglie proprio questa volontà, e cioè di interfacciarsi, di connettersi con chi è fuori e chi vuole tornare qui, chi per un periodo di ferie, chi invece per avere nuovamente contatti con la terra madre che ha dovuto lasciare, e chi invece, mi risulta che soprattutto chi sta fuori in democrazie ancora non consolidate, voglia cercare altre situazioni, altre realtà come l'Italia per venire a lavorare. Parlo di medici, per esempio dell'Argentina, mi risulta che tanti medici sarebbero veramente propensi a venire da noi, proprio perché in Italia tutto si può dire, ma una democrazia consolidata ce l'abbiamo. Quindi ecco, ne approfitto che c'è anche Marzia qui a rappresentare l'assessorato del turismo, e penso sia questa la strada giusta di lavorare tutti insieme nella valorizzazione delle nostre risorse locali, e quindi fare appunto delle radici una base di partenza. Due considerazioni velocissime. Mi fa piacere essere a Nuri, perché oltre al collega ma amico Antonello, mi fa piacere venire perché mi lega un'antica amicizia col vice sindaco, con Mario. Ci siamo diplomati esattamente 50 anni fa. E per dire. No, ma 50 anni si dice. E per 5 anni siamo stati sempre nel primo banco insieme
tutti i 5 anni, tutto il corso di studio. Quindi non anticipare, perché dicevo che ci portava questi ottimi panini con mustela e noi iniziava a sboccocellare e poi però noi che glielo prendavamo. E ma invece cosa vi interrogavano? No, eravamo bravini entrambi, diciamo sì. Questo, dai, non siamo non stati mai rimandati. Dai. Non ci faceva comodo, ci alternavamo. Esatto. E quindi mi fa molto piacere essere qui per questa ragione e poi io spero e mi auguro che continui. Dicevo appunto al coordinatore regionale che questo è solo l'inizio, speriamo che si abbia un futuro, quindi andiamo avanti Mario e anche lo dico a Marzia, ma ci siamo visti con l'assessore Galtelli nell'ambito dei Borghi Autentici d'Italia e lui conosce benissimo quali sono il valore, le risorse delle nostre comunità e quindi bisogna impegnarsi in quella direzione per dare un futuro ai nostri giovani. Grazie. Grazie. Bene. Allora, siamo qua, vi faccio un po' di traduzioni, ecco, perché magari il nostro sindaco e anche il sindaco di Sidi sono stati un po' tecnici, però io sono molto più, insomma, papale, voglio dirvi che cos'è il turismo delle radici, perché ve ne ho parlato in tutti i modi. Credo di aver stalkerato tutti, voi siete qua perché vi ho stalkerato, lo so, però magari adesso ve lo spiego meglio. Quindi il turismo delle radici è un progetto del Ministero degli Esteri che ha finanziato con fondi PNRR un'opportunità per riavviare, diciamo, il turismo dopo la pandemia. Quindi la pandemia è stato un momento che ci ha resettato completamente tutti quanti, io compresa nell'ambito del mio lavoro, ma anche nell'ambito della mia famiglia. Tant'è che io abitavo ad Ulianova, Cagliari, eccetera, mio padre si è trasferito, è ritornato alle origini, si è trasferito a Nurri e io l'ho seguito perché la pandemia ci ha separato e quindi qua ci ha riuniti. Nel contempo, nel periodo appunto tra la pandemia 2020 e 2021 eccetera, ho iniziato a lavorare per il turismo dell'interno perché volevo promuovere il territorio dell'interno, quindi le tradizioni, i locali eccetera. Ma perché? Perché il turismo stava cambiando, quindi io ho dovuto adeguarmi a questo cambiamento. E come mi sono adeguata? Ovviamente ho fatto quello che mi è sempre piaciuto fare, cioè scoprire la cultura, le tradizioni, l'identità che ci contraddistingue e che è una qualcosa che i turisti, già a prescindere, stanno cercando in questo momento. Quindi i turisti stranieri cercano questo tipo di prodotto, ossia certamente il mare non lo possiamo eliminare dalla Sardegna perché ci siamo in mezzo, però è anche vero che dentro la Sardegna ci sono tante altre cose e ci sono dei turisti che io chiamo ormai viaggiatori, esploratori, che invece vanno a cercare qualcosa di più profondo, più culturalmente interessante, più particolare, più identitario. E di conseguenza io mi sono un attimino, come dire, ho preso l'onda e ho sfruttato quella che poi è stata la mia passione da sempre, cioè è quella di promuovere il territorio, e non perché il mare sì, non c'ha bisogno di essere promosso, diciamocelo, anzi stiamo cercando di farlo dimenticare. Io ogni tanto... chi mi segue sui social sa che pubblico qualunque cosa del Sarcidano, panorami, e, insomma un po' di terra, ecco. E ogni tanto quando pubblico il mare dico, ah sì è vero, in Sardegna c'è anche il mare, me l'ho dimenticata. Infatti quest'anno sono andata 2 volte al mare. Blu e verde. Blu e verde, dipende dalle coste. Detto ciò, quindi volevo un pochino dirvi, ovviamente, 3/4 della platea mi conosce perché sono sicuramente qualcuno è parente. E detto ciò, sapete che io opero appunto nel turismo e il mio intento con questa opportunità del progetto, bene, era meglio la messa. Qualcuno può andare. Fabrizio può fare qualche cosa. Uno che si avvicini, non è che chiamo la... Perché si sono messi qua? No, sono di dietro. Sto provando. Allora, e quindi io ho voluto cogliere questa opportunità. Tra l'altro è proprio un caso come le stelle si siano allineate sul fatto che io la prima volta che ho sentito parlare di turismo delle radici era stato proprio a Sidi in un convegno. Tra l'altro che eravamo andati insieme era dicembre 2022. Gennaio 2023.
Quindi io di turismo delle radici ne sento parlare da un anno e mezzo, però ho colto l'opportunità perché vedevo nel turismo delle radici la possibilità veramente di esplodere questa esigenza che avevo io di trasmettere le tradizioni, perché chi meglio di chi ha le origini in Sardegna riconosce quanto è importante conoscere, perché magari dice ho le origini in Sardegna e non so niente di dove è nato mio nonno, mio bisnonno. Quindi questo è, diciamo, una delle opportunità, e tant'è vero che il progetto del Ministero dà la possibilità anche di fare delle ricerche genealogiche per chi vuole fare è un turismo un po' alternativo, nel senso che è studiato proprio per andare a cercare le origini. Poi ovviamente le opportunità sono tante, nel momento in cui il turista alle radici, chiamiamolo sempre così, viene qua, cerca le sue radici, studia, vede i territori dove sono nati i loro parenti, poi a un certo punto magari ci può essere anche quell'emigrato, quel figlio del figlio dell'emigrato che invece vuole magari investire. E io cito di nuovo Siddi perché in quel contesto, in un comune di 560 abitanti, è successo che due ragazzi che vivevano a Londra, hanno vissuto 15 anni a Londra, sardi, vengono a fare turismo a Siddi, perché Siddi ha ben due musei, così ogni tanto gliela lancio, ha due musei, ha un parco archeologico, un parco archeologico molto importante, e quindi questi due ragazzi sono andati a visitare Siddi, no? In occasione poi di Appetitosamente, che è il festival principale di Siddi. Detto ciò, vedono, fanno il giro e si innamorano di una casa, che è la casa del più ricco, era la casa del più ricco del paese, l'acquistano e ci fanno un affittacamere. Questo cosa vuol dire? Che questi hanno deciso da Londra di tornare in Sardegna, di andare a vivere a Siddi, di comprarsi casa e di innescare un motore di rinnovamento e di anche coinvolgimento poi di tutto quello che è la comunità rispetto al turismo, perché diciamocelo, quello che serve sì sono le attrazioni, gli attrattori. Noi abbiamo il lago, abbiamo i nuraghi, abbiamo Nurria, un potenziale enorme e misconosciuto, perché gli stessi nurresi, e qua apro e chiudo perché sennò mi lanciano, però quando abbiamo fatto con la Proloco l'evento dell'aperitivo al nuraghe, avevamo 87 iscrizioni, il 90% non era mai salito, tutti i nurresi, non era mai salito a, sì, non guardarmi così, Coronge Maria. Quando io sono arrivata qui a Nurri, il primo posto in cui sono andata è stato Coronge Maria, perché è un nuraghe spettacolare. Poi c'è anche Scangialis, ce ne sono almeno altri due, ma abbiamo un tessuto, un parco archeologico che noi è immenso, tra l'altro ci chiamiamo Nurri, siamo a Nurri, Nur ci deve un po' dire che cosa, dove siamo praticamente messi. Non apro il problema delle paleoliche perché sennò non abbiamo più, però detto ciò abbiamo un potenziale, esatto, un potenziale incredibile, che prima di tutto lo devono riconoscere i nurresi stessi. Quindi io sono qua per farvi vedere che cosa c'è a Nurri. Voi mi dite che cosa magari io non so, ovviamente, però io quello che voi mi dite lo ridico ai miei turisti, perché i miei turisti mi chiedono questo. Detto ciò, chiudo, perché ovviamente io sono appassionata di tutto ciò e quindi inizio a prendere. Il mio intento è sfruttare questa opportunità, e lo dico anche di fronte al coordinatore regionale, sfruttare questa opportunità semplicemente per dare una vetrina, no? Quindi io ho creato questo programma dove ci sono attività laboratoriali. Ho scoperto veramente che Nurri ha un potenziale incredibile, proprio perché ho conosciuto le persone che possono realizzare questi laboratori. Si possono organizzare le visite guidate, si può fare veramente di tutto. Ieri ho scoperto che c'è una casa in Corso Italia che ha il portale antico della chiesa di San Michele, sì, che è stato comprato, cioè a 30 lire, mi hanno detto, il nonno l'aveva comprato, l'aveva messo lì, e dici, effettivamente, cioè, sì, sì. Però non lo sa, cioè, magari voi lo sapete, ma è bello raccontarlo.
Detto ciò, chiudo. Io volevo, adesso non so se Mario Paffi avrà qualcos'altro da dire dopo questa. Comunque, hai detto tutto io, avevo detto tutto io, non potevi. Giurgi. Vi presento quindi Mario Paffi, che è il coordinatore regionale del turismo delle radici per conto del Ministero degli Esteri e nonché il coordinatore del distretto culturale del Nuorese, quindi lui coordina tutti i progetti all'interno del territorio barbaricino di tutti i vari musei e dei siti archeologici. Quindi è ex direttore del Museo delle Maschere di Mamoiada e quindi diciamo che è una persona che io stimo moltissimo e ringrazio tantissimo pubblicamente, perché è stato lui a farmi conoscere questa opportunità e soprattutto mi ha insegnato come promuovere un territorio ad esempio Mamoiada, da quello che era 20 anni fa a quello che adesso è diventato un brand, semplicemente perché c'è una maschera che è stata tirata su come un brand. Tutti quanti dovremmo trovare il nostro brand. Prego, Mario. Grazie. Adesso ho sollevato l'asticella, quindi sì, è un problema mantenere le aspettative. Però, allora, intanto vi ringrazio per avermi invitato. Quindi, appunto, io sono Mario Paffi, partecipo a questo incontro in veste di coordinatore regionale per la Sardegna del progetto Turismo delle Radici del Ministero degli Esteri. È un progetto che è finanziato con i fondi del PNRR. Il Ministero degli Esteri è il soggetto attuatore di questo progetto, un progetto di 20 milioni di euro. E volevo specificare una cosa, il nome di questo progetto, perché noi adesso stiamo parlando di turismo delle radici, però il Ministero degli Esteri ha studiato un nome, che poi è diventato anche un logo, che è Italea. Italea è un'acrasi, una fusione tra due parole, Italia e Talea. No? Talea è la pratica con cui si permette a una pianta di propagarsi, cioè recidendo in una parte della pianta e seminandola da un'altra parte, si dà la possibilità a questa pianta di creare nuove radici, e quindi diciamo che è il nome che si sposa benissimo con quella che è la mission del progetto, quello che è l'obiettivo del progetto del Ministero degli Esteri. E le attività che ha pensato il Ministero degli Esteri per questo tipo di progetto sono di due tipi, diciamo così. Una è legata alla promozione internazionale, cioè al contatto, a cercare di intercettare i turisti delle radici. L'altra linea di azione invece è più territoriale, più locale. Innanzitutto già vi hanno parlato, no, del turismo delle radici, dell'obiettivo di questo progetto, è quello proprio di attrarre i sardi emigrati o i sardo discendenti di seconda, terza e quarta generazione e dargli la possibilità di tornare a riscoprire la terra delle loro origini, offrendogli dei servizi dedicati con anche delle agevolazioni. Poi vi racconterò un po' quali sono queste agevolazioni. E tenete presente che attraverso questo progetto si vuole cambiare un po' il paradigma, no, del turismo, perché turismo delle radici, cioè il viaggio delle radici, non è un viaggio, non è un turismo vero e proprio, nel senso che è un qualcosa di più intimo, di più profondo, perché il turista delle radici non vuole fare solo un viaggio, ma vuole proprio andare a riscoprire la propria terra d'origine, il patrimonio immateriale e materiale della propria terra d'origine, quindi tutto quello che offre. Il turista delle radici quindi ha bisogno di sentirsi nuovamente a casa, e per fare questo che cosa va a cercare? Va a cercare quelli che in termini tecnico si chiamano prodotti nostalgia. Noi in Sardegna i prodotti nostalgia più importanti, più conosciuti, sono quelli legati soprattutto all'enogastronomia, quindi parliamo del pane, parliamo del vino, del formaggio, dell'olio, e sono quei prodotti che fanno risentire al turista delle radici quella che è l'atmosfera di casa. È una forma di turismo sostenibile, si parla tantissimo, no? Ultimamente di turismo sostenibile, perché? Perché non stiamo parlando di grandi masse, quindi stiamo parlando di numeri piccoli, che però non sono concentrati in un periodo come quello estivo, ma sono spalmati
in tutto l'anno e vanno a cercare soprattutto i paesi delle zone interne, che sono quelli che sono stati più soggetti allo spopolamento e al fenomeno dell'emigrazione. Tant'è vero che la linea di finanziamento è proprio quella dell'attrattività dei piccoli paesi, l'attrattività dei borghi, ed è rivolto soprattutto ai paesi con meno di 6.000 abitanti, attraverso diverse linee di finanziamento, una delle quali è proprio quella che ha permesso anche a Nurri di organizzare questo evento. Allora, vi stavo parlando di due linee di attività che sta seguendo il Ministero degli Esteri. Una è quella internazionale. 2024 è stato sancito come l'anno delle radici italiane nel mondo. Quindi il Ministero degli Esteri cosa sta facendo? Va nelle diverse nazioni a intercettare attraverso i circoli dei sardi, i circoli di altre regioni, attraverso le associazioni culturali, attraverso gli istituti italiani di cultura, attraverso le ambasciate, attraverso appunto diversi contatti che il Ministero degli Esteri ha chiaramente dal punto di vista istituzionale, va a intercettare i turisti delle radici, partecipando a importanti eventi anche fieristici di livello internazionale. Allora, da poco col Ministero degli Esteri siamo stati per esempio a Lima, in Perù, perché dovete sapere che a Lima la seconda comunità italiana più importante è una comunità sarda, e quindi il Ministero degli Esteri, approfittando del fatto che l'Amerigo Vespucci sta facendo il giro del mondo, stava facendo tappa a Lima, ha ritenuto opportuno portare un pezzo di Sardegna a Lima. Quindi noi siamo stati ospiti dell'Amerigo Vespucci, il cui comandante si chiama Giuseppe Piras, originario di Lula, e abbiamo portato un gruppo di cantatenore, abbiamo portato un suonatore di organetto, abbiamo portato anche uno chef che hanno raccontato un po' la nostra Sardegna. Poi il Ministero degli Esteri è stato anche a Toronto, a San Paolo per la festa di San Vito, coinvolgendo soprattutto l'Abruzzo e la Puglia, e adesso a settembre ci saranno tre eventi molto importanti ai quali si parteciperà. Uno è quello di Buenos Aires, in occasione della FIT, che è la Fiera Internazionale del Turismo, ci saranno diversi incontri con tour operator che sono interessati ad acquistare prodotto turistico anche Sardegna. E poi ci saranno anche altri eventi collaterali in occasione di questa manifestazione, e la Regione Sardegna si sta attivando contattando i circoli dei sardi che sono presenti a Buenos Aires, che sono numerosi e sono anche molto attivi. Il secondo evento internazionale a cui si parteciperà a fine settembre, primi di ottobre, sarà poi a Melbourne, anche lì c'è un'associazione culturale sarda molto importante, e il terzo evento a New York in concomitanza con il Columbus Day, in occasione del quale poi si organizzerà anche una grande parata dove ci sarà anche un corteo rappresentativo delle più importanti maschere della tradizione italiana, tra le quali ci saranno anche alcune maschere sarde. Non penso che ci siano quelle di Mamuyada, probabilmente ci sono quelle di Ottana, perché per una questione di numeri di persone ogni gruppo di maschere doveva portare due o tre rappresentanti, due o tre figuranti, e per quelle di Mamuyada era impossibile, mentre invece quelle di Ottana sono più flessibili, diciamo, da questo punto di vista. Poi c'è la linea di attività nel territorio. Quindi cosa ha fatto il Ministero degli Esteri? Innanzitutto ha individuato dei coordinatori regionali. Io appunto sono il coordinatore per la Sardegna, quindi c'è un coordinatore regionale per ogni regione. Dopodiché ha fatto un bando delle idee che ha consentito di creare dei gruppi di professionisti, uno per ogni regione, che potessero infrastrutturare un'offerta turistica. Gruppi di professionisti composti da project manager, da genealogisti, da travel designer, insomma persone che si occupano di turismo e che hanno l'obiettivo di creare un prodotto turistico legato al tema turismo delle radici. In Sardegna si è aggiudicato il bando un ente del terzo settore che si chiama Umbidu, il nome è anche abbastanza evocativo, che diventa Italia Sardegna nel progetto del Ministero degli Esteri, e che sta già lavorando attivamente, adesso parteciperà agli eventi che appunto il Ministero degli Esteri sta organizzando all'estero, e sta appunto da questo punto di vista sta anche cercando di creare un'offerta turistica legata al tema turismo delle radici. L'altro investimento che ha fatto il Ministero degli Esteri è con i piccoli comuni, ha fatto un bando
per i comuni con meno di 6.000 abitanti, chiaramente l'ha aperto a tutti i comuni italiani che avevano meno di 6.000 abitanti e quindi... giusto una curiosità, come sta dicendo? Quanti hanno partecipato e quanti sardi poi hanno raggiunto? Allora, hanno partecipato 850 comuni, in Sardegna si sono aggiudicati il contributo 40 comuni, tra i quali Nurri e Siti. Sono un 10% abbondante. No, non sono tantissimi. Vabbè, 10 dei 370, ma se sono 6.000 gli abitanti, quindi diciamo... Quindi su 300 che sono i comuni forse... Esatto, la percentuale non è altissima, diciamo così. Il contributo è un contributo minimo, perché stiamo parlando di una dotazione finanziaria di quasi 5 milioni di euro, che però spalmata in 850 comuni ha significato un contributo minimo, che però serve per, diciamo, è ossigeno, no? Soprattutto per i piccoli comuni che magari hanno anche difficoltà a organizzare anche dei semplici eventi, che quindi, però è un aiuto diciamo abbastanza importante questo. E in questo progetto, cioè come il Ministero vuole attrarre questi turisti delle radici? Appunto organizzando che ne so, ricerche genealogiche, quindi a chi è rivolto? È rivolto sia alle persone che già conoscono il proprio paese d'origine e che quindi desiderano ritornare, ma soprattutto anche alle persone che non conoscono il paese d'origine, e quindi c'è un team di genealogisti che consente di ricostruire l'albero genealogico e di ricostruire anche qual è il paese d'origine. E poi un'altra cosa molto importante sono gli accordi che il Ministero degli Esteri ha fatto con ITA Airways per avere una scontistica appunto per gli emigrati che desiderano tornare nella propria terra d'origine, e con Trenitalia, noi purtroppo Trenitalia fino al punto zero ci può servire, però c'è un tentativo molto importante da parte del Ministero degli Esteri di creare nuove opportunità. E un'altra cosa molto importante è il famoso passaporto delle radici, che noi abbiamo chiamato Italia Card, che è appunto una sorta di carta sconto, una fidelity card, una loyalty card, che consente agli emigrati di avere delle scontistiche con le strutture che si convenzionano con questa tipologia di offerta turistica, e quindi all'interno ci possono essere le strutture ricettive, ci possono essere i laboratori degli artigiani, ci possono essere i produttori enogastronomici, insomma diverse attività che con un'offerta dedicata al turista delle radici offrono anche una scontistica, che quindi è un ulteriore attrattore. Diciamo che è chiaro che i numeri che si potranno generare non saranno numeri importanti, però la cosa importante è che questo progetto vuole essere un attivatore di processo, perché vuole partire dai piccoli paesi. Quindi innanzitutto, come stava dicendo Claudia, rendere consapevoli le comunità locali del potenziale che loro hanno, perché molte volte noi abbiamo un patrimonio sia materiale che immateriale al quale non diamo neanche il giusto valore, ma che magari, se promosso in un certo modo, acquista un valore agli occhi dei turisti. Ma immaginatevi un emigrato che magari non c'è mai stato nel proprio paese d'origine, ma ha sentito i propri nonni parlare di quel nuraghe, parlare di quella fontana, parlare di quell'artigiano che lavorava le pelli in un certo modo. Quindi fargli riscoprire solo questi racconti è qualcosa di veramente forte. Diventa poi il viaggio delle radici, diventa il viaggio della vita. Un'altra cosa molto importante è anche il fatto che questi turisti poi diventano dei veri e propri ambasciatori del territorio, perché, come vi stavo dicendo prima, sono interessati ai prodotti di nostalgia, soprattutto a prodotti enogastronomici, li assaggiano, li riscoprono, li acquistano, poi quando tornano nei luoghi dove vivono quotidianamente, li fanno conoscere anche ad altri, quindi diventano dei veri e propri testimonial locali. Quindi attivatore di un processo molto importante, però tenete presente che questa è un'opportunità, perché tutto quello che si può organizzare con tema turismo delle radici poi può essere declinato anche per altre forme di turismo, per il turismo enogastronomico, per il turismo della terza età, per il turismo scolastico. Cioè, quindi questa è un'opportunità, si dà la possibilità ai comuni di infrastrutturarsi,
poi sta appunto agli operatori locali dare anche un seguito a questo. Allora, il progetto, come la maggior parte dei progetti finanziati dal PNRR, dovrebbe scadere nel 2025, però il Ministero degli Esteri sta cercando di fare in modo che questo progetto abbia ancora vita, diciamo, prosegua nelle proprie attività, appunto attraverso gli enti territoriali, gli enti del terzo settore che sono costituiti in ogni regione. Chiudo facendo una chiosa, no? Proprio sul fenomeno del turismo in Sardegna, perché in Sardegna si parla tantissimo di destagionalizzare, di allungare la stagione turistica, ma anche no, cioè, noi vogliamo davvero allungare la stagione estiva. La stagione estiva va bene, c'è un fenomeno che è quello dell'overtourism di cui tanto si parla, no? Perché adesso si sta pensando a far star bene i turisti, ma ci si sta dimenticando che prima di tutto bisogna far star bene i residenti, no? Quello che si stava dicendo, forse lo stava dicendo il sindaco di Sibdi. Cioè, è importante governare questo turismo di massa che fortunatamente, dico io, arriva in Sardegna. Però più che destagionalizzare, per me sarebbe importante creare nuove stagioni turistiche, quindi intercettare nuove forme di turismo, come può essere appunto il turismo delle radici. E quando si parla di Sardegna come destinazione turistica, io me la immagino come una grande ciambella, molto gustosa, con un buco in mezzo. La ciambella rappresenta la costa, il buco in mezzo sono le zone interne che diciamo sono un po' tagliate fuori dal fenomeno del turismo balneare, quindi l'obiettivo attraverso progetti come quello del turismo delle radici è quello di fare in modo che questa ciambella con questo buco in mezzo venga riempito per dare la possibilità anche ai piccoli comuni di creare un po' di sviluppo locale. Grazie per l'attenzione. Non è ora, infatti non me l'aspettavo. Perché allora Mario Poffi ha parlato di riconnettersi con gli emigrati e con i circoli degli emigrati. I circoli degli emigrati io li vedo assolutamente come gli ambasciatori della nostra terra fuori, perché io sono figlia di emigrati, sono nata a Vimercate, mio padre è partito, infatti quando qua mi si dice ma figlia ghinisesi, io sono figlia di Vincenzo Piu. Vincenzo, ma sei figlia di Luigi? No, figlia di Vincenzo, perché zio Luigi è quello che è rimasto qua, mio padre invece se n'è andato, quindi li confondono, quindi ecco, e quindi mio padre mi ha fatto un po' girare la Sardegna, perché anche lui lavorava nel turismo, e alla fine per fortuna siamo tornati a casa. Il turismo delle radici l'ho già fatto. Detto ciò, perché vi dicevo questo? Perché lui ha vissuto questa emigrazione, ovviamente, questo fenomeno migratorio, e in ogni famiglia che io ho incontrato in Sardegna c'è sempre qualcuno che è emigrato. In Anurri sono tantissimi gli emigrati. Solo a Cagliari, ma gli Cagliari sono lì, non li consideriamo. Lì sei in Sardegna. Detto ciò, la cosa bella dei circoli è che poi a un certo punto, cioè la cosa bella degli emigrati è che poi creano circoli, creano comunità all'interno di posti che non sono i loro, però allo stesso tempo diventano dei promotori del loro territorio. Quindi chiudo, perché volevo introdurre anche Enea Mulas, che è l'attuale presidente di uno dei circoli di Sardi in Italia, importante, che è a Prato, che lavora moltissimo da questo punto di vista, ha creato una lobby per cui spaccia maialetti arrosso come se piovesse, poi ci sono anche quelli che gli portano proprio tutte le cose locali, con circa 1000 iscritti se non ricordo male. Quindi Ennio, vieni a dirci due parole, che ora è cena? No, dai, ce le hai. Non mi cambiare tutta questa gente. No, perché ce ne sono anche molti dietro, ci sono degli spazi, se non è che... Ma dopo l'intervento di Mario è abbastanza difficile parlare. Ora, il collegamento con i circoli è una cosa importante, perché noi siamo proprio gli ambasciatori del nostro territorio, perché ovviamente il presidente di un circolo mira soprattutto a valorizzare
la sua terra, la sua zona, i suoi compaesani. E quindi in tutta Italia abbiamo circa 70 circoli che sono dalla zona di Civitavecchia, anzi andiamo più giù adesso, andiamo in Abruzzo e si estendono per tutto il centro Italia, sino alla zona, insomma, Trieste, per poi all'altra parte fino a Ventimiglia, quindi sono ben distribuiti, soprattutto nella zona dove c'è un flusso di emigrati ancora maggiore, Torino, Milano, dove troviamo un numero esorbitante di sardi. E nella città di Roma ci sono due circoli, in Toscana ne abbiamo sette, e diciamo noi a Prato siamo quelli più numerosi, perché facciamo anche un servizio di bigliettazione per i nostri soci, e quindi tantissimi. Non è che un circolo che è riservato ai sardi o ai figli dei sardi, è aperto a tutti, perché ovviamente non possiamo limitare le iscrizioni o l'adesione, sia perché facciamo parte del terzo settore, non possiamo assolutamente. E quindi abbiamo, oltre ai nostri conterranei, abbiamo i loro figli e soprattutto anche tantissimi toscani, nel nostro caso, che amano la Sardegna, vengono e spesso organizziamo per loro. Di recente noi abbiamo organizzato una gita a maggio, tra aprile e maggio, li abbiamo portati al Museo delle Maschere di Mammoiada, li abbiamo fatto visitare il territorio di Nurri, il Giro in Battello, poi ci siamo anche estesi oltre, siamo andati a Orroli. Perché siamo generosi. Alla moglie di Orrori che non lo sapesse. E quindi io non sai come ho fatto a darti la camera a Orrori, però ho dovuto pagare. E quindi abbiamo fatto visita a Sant'Efiso, ma di questa esperienza erano su 35 persone, eravamo 4 sardi, gli altri tutti continentali. Questo è già turismo delle ragioni, cioè, esatto. È già turismo, cioè a prescindere. Quindi quello che è piaciuto di questa esperienza è che hanno apprezzato tantissimo l'entroterra, hanno apprezzato il mangiare, hanno apprezzato il territorio, gente che viene al mare, c'è anche la casa di Sardegna, però sì, con sì, questa sì, esperienza ora abbiamo organizzato una festa a giugno di 4 giorni, erano tutti presenti. Enea, quando facciamo un'altra gita? Ora non è che andiamo a Sidi, intendiamoci. Come no? Perché come no? Io sono stato il posto mitologico più grande della regione. Bisogna trovare un allora dovresti venderti, Marco, momento devi. Bisogna anche organizzare quella. Allora, affidatevi a me, perché io sono assolutamente conoscitrice di tutti i territori dell'Italia. Sarai una grande risorsa anche per i circoli. Quindi, come diceva Claudia, cercare di trovare anche delle offerte, degli interessi, magari facendo rete tra i paesi di questo circondario per offrire un pacchetto turistico, offrire. Anche per molti figli di sardi che vengono in Sardegna, perché noi li troviamo la sistemazione, perché abbiamo la bigliettazione. Una delle cose che dico anche alle ragazze che lavorano al circolo, quando vengono qui per la prima volta, non gli dite che c'è solo il mare, anzi, cioè abbiamo un'offerta all'interno che è qualcosa. Quando vengono poi rimangono veramente affascinati. Avevi ragione. Ma soprattutto ritorniamo al discorso dei laboratori che sono nel programma. Sì. I laboratori che sono nel programma servono proprio per i figli dei immigrati o anche i ragazzini che non hanno idea di come si fa il pane, di come si fa il formaggio. Io ho sentito turisti che stranieri, questo è un esempio, però all'interno si sporcano. Ecco. E poi vanno a sciacquare al mare. No, sono, però non sanno aprire le uova, voglio dire, cioè, ci sono cose case. Questo dipende anche dalla scuola. Perché ma non la scuola nella un tempo, questo lo dico, perché un tempo la scuola certi lavori li faceva. Noi abbiamo fatto la storia del pane con Mariella Marrocco, che non c'è più. E quindi è venuto a scuola Maria Carrus, che è venuta a scuola a farci vedere, che non c'è più nemmeno lei, che aveva 102 anni, 104, è venuta a scuola 104. Dove ci ha fatto vedere come si lavorava il pane e come facevano il pane per la sposa.
sugheri spesi. Ecco, che quindi però certe orrori, cose mi bisogna coinvolgere la scuola. Allora, io volevo chiudere qui, se non ti dispiace, perché volevo dare un piccolo spazio anche a Marzia, se volevi salutare un po' la platea. Giusto per ringraziare. Marzia Cillocco, che è la... attualmente, adesso io mi sono un po' persa, però sei staff... assessorato turismo, rappresenti l'assessorato al turismo regionale nella nuova giunta, prego. Buonasera, grazie. Questo spazio assolutamente non aspettato, perché sono felice di essere ospite qua. Abbiamo, allora, io sono lusingata di essere una collaboratrice dell'assessore, quindi sono lo staff nel gabinetto dell'assessore Franco Cucureddu, turismo, artigianato e commercio. Allo stesso tempo mi occupo, sono stata eletta in consiglio comunale a Cagliari, quindi sono la vicepresidente del consiglio comunale, sono stata eletta per la terza volta, sono stata assessore al turismo commercio sempre, queste sono le mie competenze, perché in realtà io sono un'imprenditrice e quindi per la terza volta essere in consiglio mi lusinga e mi occupo sempre nelle commissioni delle mie competenze. Io premetto, a Nurri erano sfollati i miei nonni, ecco, mio nonno Marino Cao quando parla di Sant'Efisio, perché lui fu colui che insieme ad altri folli partì, poi aveva la famiglia a Nurri e poi lui la cita proprio, perché dice che partì da Nurri e si fiandò da Monsignor Piovella e gli chiese la cortesia di poter spostare Sant'Efisio dalla chiesa. E così fu che lo scioglimento del voto non si interruppe. Quindi noi abbiamo uno scioglimento del voto perpetuo grazie a diversi folli che poi seguirono il progetto di mio nonno e di altri, che era mandato dal prefetto, perché lui rappresentava da imprenditore l'allora Camera di Commercio, che si chiamava quel periodo la Camera delle Corporazioni. E quindi per me, io non vedevo l'ora di tornare a Nurri, quindi quando mi ha invitata, io adesso ero praticamente, quello che io vedo qui è la creazione di reti, che è il segreto del successo di una destinazione turistica che è la Sardegna, premetto, cioè noi dobbiamo promuovere. Questo è l'intento dell'assessorato, stiamo lavorando dal primo giorno in cui ci siamo insediati per questo, promuovere la Sardegna, quindi tutti i 377 comuni, che sono tanti, tanti sotto i 6.000, tanti sotto i 15.000, per cui quel ragionamento di quanti hanno fatto domanda, bisogna poi vedere quanti sono esattamente sotto i 6.000, per cui 40 a me sembrano tanti. Perché comunque c'è un interesse per un progetto che deve fare prima di tutto rete. Rete con i circoli, grazie per essere qui, perché i circoli sardi sono per noi i testimoni all'estero da sempre. Io li seguivo anche dal comune, perché con Serafina e con Bastianino, che incontrerò lunedì, che è l'attuale presidente dei circoli sardi, siamo sempre in contatto, perché sono seguiti l'assessorato al lavoro, ma chiaramente l'assessorato al turismo che si occupa, premetto, solo di promozione, quindi benissimo questi fondi del ministero, benissimo, ringrazio Mario Paffi e Andrea Vallebona, che oggi lo citiamo, non c'è, certo. Ma si sta occupando sempre di altri progetti, certo. il sindaco di Sidi, perché? Perché questi sono i modi per fare rete e per poter far apprezzare a tutte le comunità i processi. Quindi mi fa piacere l'intervento della professoressa, giusto? Perché tutti si devono mettere, come dire, a disposizione, chiunque, cioè abbiamo bisogno davvero della partecipazione di chiunque, dal primo all'ultimo abitante residente in questi comuni e a tutti gli operatori, che potrebbero prima di tutto diventare appunto degli imprenditori, che possono essere un punto di riferimento per la ricettività, che può essere qualsiasi cosa. Perché? Perché noi non abbiamo, non ci basta il mare. Allora, il mare ce l'hanno tutti, il mare ce l'hanno tutto il mondo, quindi perché la Sardegna non deve, deve fare un altro, quello su cui noi stiamo lavorando, ed è bello il fatto che il Ministero abbia colto, perché proprio per i sardi è molto importante, perché è una delle regioni che ha più, lo sapete, i residenti siamo 1.500.000 circa e 1.500.000 sono all'estero. Quindi stiamo parlando
della stessa identica cifra di persone che sta in Sardegna. Quindi è proprio calzato a pennello per il nostro territorio. Noi dobbiamo creare l'interesse perché la destinazione Sardegna sia non solo mare e sia invece la particolarità. Siete proprio voi dell'interno. Certo. Perché l'esperienza che avete voi, che non dobbiamo perdere, perché io faccio tutto Sant'Efisio con l'abito tradizionale del gruppo folk di Cagliari. Per me le tradizioni, mio nonno era uno dei primi orafi filigranisti della Sardegna. Isili, perché l'altra mia famiglia è sposata Isili, ah, quindi sì. Noi abbiamo Trabosa, Isili e tutti i filigranisti, sono per me le tradizioni, sono proprio pane quotidiano, quindi vi immaginate quanto in famiglia vi ha respirato tutta quest'aria della importanza delle nostre tradizioni. Noi stiamo cercando in tutti i modi di trasferire le conoscenze dell'ISRE nell'artigianato locale di tutti i singoli territori, ripristinando un istituto come l'isola, perché ci stiamo lavorando. E quindi vi immaginate quanto stiamo lavorando per questo, ma abbiamo bisogno di tutti voi, perché come ha fatto Claudia, che secondo me qui è la testimonial di quello che può essere veramente il turismo delle radici, perché la sua famiglia non era qui. Come ci diceva il sindaco, 2000 persone sono residenti a Cagliari, ma bisogna, come tanti, noi abbiamo fatto Piazza Seui, Piazza Desulo, perché a Cagliari chiaramente dopo la guerra sono ritornate a lavorare tante persone. Quindi tutto questo deve essere un processo inverso, o comunque deve essere un accompagnamento verso la conoscenza di tante tradizioni che si stanno perdendo. Io oggi, ti avevo detto all'inizio, non posso venire. Perché? Perché i centri commerciali naturali, che sono un'altra realtà molto importante che l'assessorato al turismo finanzia, perché? Perché sono promozione, radunano molti operatori che hanno a cuore i territori, quindi sono i rappresentanti dei territori che promuovono il territorio in Sardegna e oltre. Avevamo dei polacchi ospiti e oggi c'è Oliena a Cagliari. E cosa hanno fatto? Lavorato la pasta, quindi hanno fatto questi ravioli che si chiamano in un altro modo Oliena, non sono i surgeois ma hanno un altro nome che mi sono già dimenticata, che però hanno presentato tutti i prodotti di Oliena, e quindi Oliena, i vini, quindi ci sono le cantine, e questo è un lavoro che abbiamo iniziato già da tempo, quando eravamo prima al governo, prima di questi 5 anni un po' di buio, io lo dico perché proprio per me è stata una fatica enorme, proprio adesso ci sentiamo proprio pronti per ripartire e riportare davvero tanti progetti, tanti comuni a Cagliari per farli conoscere, e noi andare a, proprio come io sono venuta oggi, perché ci siamo poi ognuno al suo, in Sardegna l'assessorato si divide, ogni weekend ci sono, devo dire, diverse iniziative, e riporto le parole che ho sentito ieri da Pula attraverso la voce di Oscar Farinetti, che era lì per presentare al Festival Letterario di Pula il suo ultimo libro. Oscar Farinetti è un torinese che ha poi praticamente fatto conoscere i prodotti enogastronomici italiani ovunque. E quindi ha detto che noi dobbiamo assolutamente, gli abbiamo fatto vedere gli scavi di Nora e lui ha detto: ma perché non sono promossi come dovevano essere promossi? Tutti i territori della Sardegna e di tutte le regioni d'Italia hanno un patrimonio museale, archeologico, tradizionale, identitario, che non esiste in altri luoghi del mondo. Lo sappiamo, abbiamo il patrimonio archeologico. Il patrimonio archeologico è il più grande di tutto il mondo. Sì, quindi è un piacere essere qui e grazie e buon lavoro. Grazie davvero per avermi invitato. Allora, mi hanno detto dalla regia che tra un po' ci sfuma, no? Come si dice, perché devono iniziare lo spettacolo.
dei bambini fuori, quindi ci sarà un bordello, quindi io saluterei comunque Anna Marcialis. Un saluto facciamo fa, giustamente. Facciamo un saluto e vieni qua, perché Anna Marcialis è l'altra persona per la quale io sono finita qua, fondamentalmente, e faccio quello che sto facendo. Lei è stata, allora, innazitutto a questo. Lasciamo che, fare direttamente a lei. Che così sola, no, la voglio introdurre. Che la conoscono a questa Nurri, è stata la mia enciclopedia, questa è stata la mia prima Trecani di Nurri, no? Dopodiché ci siamo conosciute e ho detto, no Claudia, tu devo passarti il testimone. E quindi le persone che oggi sono qua, che la media sarà 80? 75? Beh, comunque sono proprio queste persone che ci stanno aiutando a ricostruire quello che io non so, come noi giovani, vabbè, o meno giovani, non sappiamo, delle radici. E appunto Anna ha fatto questo studio di diversi anni, ha creato quest'opera, perché anche lei è appassionata di ricerca archivistica, e noi ugualmente, anche grazie alla Proloco che è qua, colgo un attimo lo spazio per ringraziarli, perché la nuova, diciamo, costituzione, il nuovo direttivo della Proloco si sta attivando moltissimo per promuovere a livello locale, ma a livello locale all'esterno, Nurri, sempre contestualizzata al Sarcidano, per come la vedo io, e quindi stiamo facendo proprio un lavoro di studio, di ricerca per costruire itinerari turistici, per dare contenuti che possano essere interessanti ad un ipotetico turista che arriva anche dall'estero. Detto ciò, Anna, se vuoi dare un saluto alla platea, perché non so se abbiamo tanto spazio, e quindi comunque hai ragione. Buonasera a tutti. Allora, io è vero, ho dato una mano d'aiuto a Claudia, perché ho visto, io ho studiato, cioè ho pubblicato questo libro, Nurri, un villaggio del Sarcidano. Io sono vissuta a Nurri per sino all'età di 17 anni, quindi ho conosciuto Nurri, veramente un paese molto sia ricco di archeologia, sia pre-nuragica che nuragica. Nurri era molto ricca di fonti, che noi diciamo in dialetto Minzasa, o Bena o Wenasa, e quindi era molto ricca. Quindi ho ricostruito Nurri, e oggi, cioè, appunto perché ho sentito Claudio, ho visto Nurri, che da come l'ho conosciuta io, cioè ho visto che per un po' di tempo, sia per la pandemia, sia per le continue, cioè, innovazioni dei cambiamenti di governo, Nurri si è assopito. Io non ho in colpo l'amministrazione comunale, però ho visto che c'è stato questo decadimento. Pensate che noi abbiamo, io perlomeno quello, cioè i nuraghi che io ho descritto sono 25. Sì. 25, però io so che sono più di 25, sono più di 40. Anche perché abbiamo fatto il censimento. Quindi sarebbe giusto che appunto io ho fatto. Poi c'è l'archeologa qui, quindi chi più di me. Sì, va bene, io non voglio, però. Comunque, ha fatto il censimento. Io ne ho elencato 25, compreso quello dell'asilo, anche quello. Sardaiara. Quindi ho dato una mano d'aiuto a Claudia, perché mi piange il cuore, cioè vedere come l'ho conosciuta Nurri. Io sono, ripeto, come l'ho conosciuta, e vedere adesso questo decadimento mi dispiace. Gli ho voluto dare una mano d'aiuto, perché è giusto. Mi dispiace, ma ti contraddico. Abbi pazienza, tu forse hai dei ricordi che sono legati agli anni 60, ma, esatto. Ma il mondo purtroppo... Esatto, hai ragione. Considera che eravamo 5.000 abitanti, adesso siamo 2.000. Sì, non litigate però, No, ma se mi parla, come si chiama, che un comune si è assopito,
devo essere sincero, devo ribatterla, perché probabilmente hai della nostalgia che è diversa di quella che stiamo vivendo adesso, che è una cosa diversa. Sì, caro, c'è questo, io l'avevo assorbita perché non ci sono state le, diciamo, i contributi, dimmi quello che vuoi, però io l'ho vista in differenza. Ecco perché in modo, e adesso è il momento che Nuri si, cioè, ricominci ad essere appunto fiorente come era un tempo. Tu hai ragione, quando io ero a Nuri noi eravamo 5.000 abitanti. Poi inizia la tribuna politica, quindi potete aprire dialoghi. Quindi vuol dire che, però c'è anche questo, che sono spariti molti mestieri. C'è rimasta l'agricoltura e c'è la pastorizia. L'agricoltura ormai cosa c'è? Non c'è niente. Ecco perché, signora, non si panifica. Prima si panificava a casa, si preparava ogni 15 giorni il pane, quindi le bambine, cioè le figlie, le ragazze, cosa facevano? Apprendevano l'arte di preparare il pane. Quando preparavano il pane facevano anche i ravioli, le tagliatelle, facevano esclusioni, come lei dice. Quindi a un certo punto anche su questo è cambiato completamente. C'era la tessitura a Nuri. La tessitura. Filavano perché? La lana. Perché c'erano anche i pastori, c'erano più pastori, quindi... No, ti dico il contrario, ci sono più pastori oggi che ieri. Oggi che ieri, stai facendo la lana, c'era una persona che tirava la lana. Oggi ci sono più pastori. Certe cose non si insegnano. Ma quelli che hai conosciuto è in una forma, come si dice, minimale. Posso dire che oggi ci sono molti più pastori. Di allora. Perché? Allora, siccome mi dispiace dire qualcosa, se scusa Anna, non voglio contraddirti, però è correttezza anche. Fate partire la musica. No, vabbè, però se mi dice che ci sono meno pastori oggi, io posso dire che oggi ce ne sono molti di più e di qualità anche alta. Perché? Prima erano piccoli pastori con piccoli greggi, oggi ci sono tanti imprenditori. Agricoli e allevatori che posso dire con qualifiche di veterinari, di agronomi e non solo, quindi c'è un livello molto superiore rispetto ad allora, no, tant'è che ripeto l'allevamento che c'è oggi è di un livello alto, ma se tu mi dici il contrario abbi pazienza. Scusa, è migliorato, non voglio contraddirti, però è giusto che si dica. Scusa, io voglio difendere il mio paese. Ma non difendo io. Non lo stai difendendo nella maniera. No, so. Allora, apri le danze. Allora, quello che volevo dire un'altra cosa, e poi chiudiamo qua perché ci sfumano veramente. Allora, qua vedete, abbiamo fatto questo allestimento. Sono cestini che voi ovviamente sapete come si chiamano, che sono tutti di mia nonna. Quindi ecco, questo che cosa vuol dire? Quasi tutti, qualcuno di mia zia. Questo che cosa vuol dire? Questo rappresenta quello che prima era Nuri. Nuri faceva, lavoravano molto. Ma non li facevano neanche a Nuri, erano a Sine. Non li facevano Nuri, ma la maggior parte vengono da Sine. Ma non mi hai capito, quello che volevo dire? Che cosa servivano questi? Allora, però non li produce. Ma io non ho detto che non li stava producendo qualcuno, Antonello. Stavo dicendo solo che Nuri prima si panificava più, ok? E quindi usavano queste, infatti ci stanno trovando. Detto ciò, si stanno perdendo tutte queste tradizioni, quindi che cosa vogliamo fare? Cerchiamo di ricostruire tutto quello che era l'origine, perché l'origine e quindi il passato ci fa andare avanti nel futuro, ci serve anche per il futuro. Con questo voglio chiudere, perché altrimenti ci prendiamo a colpi. L'ho interrotta io. Adesso basta. Che sono iniziato. Ah, vabbè, giusto perché salutare quello. Saluta. Comunque, forse non ci siamo, forse mi sono spiegata. Perché i pastori prima erano pochi, cioè d'altronde i pastori si arrangiavano nel miglior dei modi. Quindi la pastorizia sì, c'era, ma non tanto come sono oggigiorno. Oggigiorno sono dei signori. Ai seno cosa facevano? Che prima erano già? Perché
Allora, io vi saluto. Grazie. Non hanno delle case, sono ricchissime, stanno bene. Prima si rientrava dalla Piera Pastore, rientrava ogni 15 giorni. Oggi invece il pastore pascola le pecore con le macchine. E quindi cioè, i tempi sono cambiati. Meno male. Sono cambiati. E quindi è questo. Tu hai una visione nostalgica. Sì, grazie. Che capisco perfettamente, eccetera. Però il mondo va avanti, sì, per fortuna. Sì, e io auguro che Nuri rifiorisca come l'ho conosciuto io negli anni 50 e nel corso questa sera. Speriamo. Okay? È questo, è questo. Non indietro, dobbiamo andare avanti, perché a Nuri non è merita, perché era un paese abbastanza giovane. Non ci ha rovinato, quello che stai dicendo tu, tant'è che Nuri aveva una qualità di laureati e non solo, esatto, e quello era un indice di buon livello economico. Anche perché ci ha aiutato moltissimo anche questo locale, perché era una scuola media, prima era dei cappuccini. Io frequento. Allora facciamo così, salutiamo la platea perché così li svincoliamo. Grazie per essere stati qua. Aver avuto la pazienza di ascoltare un po' di tecnicismi che magari non erano. Speriamo insomma di lavorare su questa linea. Grazie. Buon Santa Rosa, buona festa.